Proseguiamo con il paragrafo 10 del capitolo 3. Feliciorem ergo tu mecenatem putas, cui amoribus anxio et morose uxoris quotidiana repudia deflenti, somnus per sinfoniarum cantum ex longinquo lene resonantium queritur. Allora, fermiamoci a questo periodo che poi coincide con una interrogativa diretta e vediamo i verbi. Il primo è putas, indicativo presente, seconda persona singolare del verbo puto, putas, putare. Poi abbiamo deflenti, che è un participio presente del verbo defleo ed è un dativo maschile singolare. E poi abbiamo queritur, che è un indicativo presente passivo terza persona singolare del verbo quero queris, querere, verbo della terza. Aggiungiamo anche il resonantium perché anch'esso è un participio presente, però è un genitivo, in questo caso femminile plurale, da concordare con sinfoniarum. Bene, allora vediamo quali elementi subordinanti riscontriamo. Il primo elemento che vedo è cui ed è un pronome relativo. È un pronome relativo che avrà bisogno di un verbo di modo finito. L'unico è queritur perché deflenti e resonantium sono due participi, quindi da cui fino a queritur abbiamo una relativa. La principale non può essere altro che feliciorum ergo tu mecenas putas che andiamo a inquadrare. Lo facciamo però con il rosso, in modo da far notare subito che si tratta di una principale. Passo alla traduzione. Putas, quindi credi, ergo dunque. Tu credi dunque, c'è un tu che è il soggetto di putas. Credi feliciorem più fortunato mecenatem, mecenate, quindi mecenate è il complemento oggetto e feliciorem è il predicativo dell'oggetto. Credi tu dunque più fortunato mecenate, cui è un dativo d'agente. Concordato col verbo queritur, che è un verbo passivo, quindi la mia traduzione sarà dal quale, quindi cui si traduce col dal quale, concordato con questo cui è anxio, sono anxio, che è un aggettivo, e deflenti, che è un participio, quindi dal quale, comincio con anxio. Disperato amoribus sarebbe per amori, ma noi meglio diciamo disperato per pene d'amore. Et, e adesso abbiamo deflenti e mortificato. Defleo propriamente vuol dire piangere, piangere su qualcosa, quindi mortificato per, quindi questo quotidiana repudia è un accusativo neutro plurale che dipende da deflenti. Quindi noi se scegliamo l'aggettivo mortificato dobbiamo dire mortificato per i quotidiana repudia, cioè i quotidiani rifiuti, morose uxoris di una moglie, morose è il suo aggettivo e vuol dire di una moglie petulante, di una moglie bisbettica. Quindi dal quale, disperato per pene d'amore e mortificato per i quotidiani rifiuti di una moglie bisbetica, queritur viene cercato, il soggetto di viene cercato è il somnus, viene cercato il sonno, per cantum, complemento di mezzo, quindi per mezzo della musica, e per cantum, per va con cantum, quindi per mezzo della musica sinfoniarum, qua è da intendere come l'insieme dei suoni, quindi possiamo dire anche di un'orchestra come singolare collettivo, di un'orchestra e questa orchestra resonantium, chiaramente è un genitivo plurale, ma se io traduco orchestra al singolare, devo poi parlare al singolare, quindi un'orchestra che suona lene, e lene qui funge da avverbio, è l'accusativo neutro singolare di lenis lene, ma qua funge da avverbio, quindi dolcemente, mentre ex longinquo vuol dire da lontano. Quindi credi dunque più fortunato mecenate dal quale, disperato per pene d'amore e mortificato per i quotidiani rifiuti di una moglie bisbettica, viene cercato il sonno per mezzo della musica di un'orchestra che suona dolcemente da lontano?
Meros elicet sopiat et aquarum fragoribus avocet et mille voluptatibus mentem anxiam fallat, tam vigilabite in pluma quam ille in cruce. C'è un punto e virgola, mi posso anche fermare qui. I verbi sono licet, indicativo presente terza persona singolare del verbo liceo, lices, licere, un verbo che ha una sua particolare caratteristica che poi andremo a vedere bene sul vocabolario. Poi abbiamo sopiat, che è un congiuntivo presente del verbo della quarta, sopio, sopis, sopire, un verbo della quarta coniugazione. Avocet è anche un congiuntivo. Andiamo a vedere questo verbo se non altro per la pronuncia. Vediamo bene che la O è breve, quindi io devo dire avoco, non avoco, ma avoco, e quindi anche il congiuntivo presente dirò avocet. È un verbo della prima, avoco, avocas, avocavi, avocatum, avocare, e vuol dire chiamare, richiamare, distogliere, allontanare e stornare. Quindi torniamo al testo. Ecco, e mille voluptatibus mentem fallat. Fallat è il congiuntivo presente da fallo, fallis. Anche questo è un verbo interessante da andare a analizzare, se non altro per il suo particolare paradigma. Infatti ha un perfetto raddoppiato, eccolo qui. E fallo, fallis, fefelli, falsum, fallere, che vuol dire ingannare, trarre in errore. Bene, poi abbiamo vigilabit, che invece è un indicativo futuro, terza persona singolare da vigilo, vigilas, vigilare, e siamo arrivati qua al punto e virgola. Per quanto riguarda gli elementi strutturali della frase, ecco, vedo che c'è un licet e abbiamo subito seguito da un congiuntivo, abbiamo detto di andarci a studiare questo verbo. Vediamo se è più opportuno andarlo a vedere sotto liceo, sì, questo, oppure sotto licet, ecco, forse è meglio sotto licet, quindi esiste anche liceo, poi, no, questo qui, liceo, ecco, poi abbiamo liceor, vuol dire fare un'offerta, e abbiamo poi licet, ecco, licet che è un verbo impersonale, fisso, quindi alla terza persona singolare, e vuol dire seguito da un infinito vuol dire lecito, è permesso, si può, che so, licet esse beatis, il mio sguardo cade su un esempio qualunque, vuol dire è lecito a loro essere felici, quindi licet è lecito, è possibile. Ecco, però al numero 2 vediamo che il vocabolario ci suggerisce un'altra soluzione, licet usato come congiunzione, quindi questo licet fisso alla terza persona singolare per del suo valore verbale e assume invece il valore di congiunzione e vuol dire quand'anche, benché, sebbene, quantunque, ammesso, è una congiunzione, quindi che introduce una proposizione di tipo concessivo. E dopo di sé vuole il congiuntivo, quindi licet varro dicat, benché varrone dica, sebbene varrone dica. Quindi in pratica licet diventa una congiunzione. Applichiamola al nostro caso. Ecco, innanzitutto la evidenziamo in giallo e sappiamo che questo licet quindi regge, sostiene, sopiat, poi siccome abbiamo una congiunzione coordinante copulativa, deduciamo che anche avocet dipende da licet e siccome abbiamo un'altra congiunzione coordinante copulativa, deduciamo che anche fallat dipende da licet, quindi licet sostiene, regge tre congiuntivi sopiat, avocet, fallat. Da tam, vigilabit, comincia invece la proposizione principale, ecco, possiamo anche segnarla, che così è ben in risalto, tam vigilabit in pluma, quam ille in cruce. Ecco, questa è la principale. Allora, cominciamo a tradurre. Allora, licet esse sopiat mero. Allora, per quanto se sopiat, quindi si addormenti mero con il vino, mero è il vino puro per l'esattezza, andiamocelo anche a vedere così ce lo studiamo. Ecco, rum, vino puro, proprio è la sua traduzione prima ed è un neutro della seconda
declinazione, quindi per quanto si addormenti col vino puro. Et avocet aquarum frigoribus, e avocet vuol dire distrarsi, quindi si distragga, letteralmente sarebbe coi fragori delle acque, addirittura proprio al plurale. Quindi una formula letterale un po' più carina sarebbe con il fragore delle acque, perché i fragori in italiano sono veramente inaccettabili, però se lo vogliamo fare ancora più bello possiamo dire con il mormorio delle fontane, intendendo aquarum quindi come una metonimia per fontane. Mi piace sempre indicare queste parole, e le indico in rosso, che ci riportano ad altrettante figure retoriche, quindi una metonimia. Se dico acque per fontane, sto realizzando una metonimia. Poi, quindi la terza concessiva, e fallate inganni, mille voluptatibus con mille piaceri, mentem anxiam la sua, non c'è naturalmente sua, lo devo dire io in italiano, l'italiano richiede il possessivo in questo caso, quindi la sua mente ansiosa. Bene, faccia pure queste cose, adesso arriva la principale, vigilabit, starà sveglio, in pluma, sarebbe sulla piuma, ma in italiano non potremmo mai dire sulla piuma, diciamo tra le piume quindi del materasso, del suo cuscino, tamquam, ecco noto la correlazione tamquam, lo faccio in grigino perché di fatto poi non introduce, tam non introduce niente, siamo all'interno della principale. Volendo essere precisi, quam introdurrebbe un secondo termine di paragone che potrebbe essere anche un'intera frase se sottintendiamo il verbo vigilare, ma non c'è bisogno di considerarlo così in modo complesso, e tradurremo starà sveglio tra le piume del suo cuscino, del suo materasso, tanto quanto quello in croce sulla croce, cioè sul patibolo. Naturalmente l'opposizione è sempre tra regolo e mecenate, quindi ille sarebbe per l'appunto regolo. Anche nella frase successiva abbiamo un'opposizione tra illi, che chiaramente è regolo, e un unc, che invece è mecenate. Allora, proviamo innanzitutto a leggere. Sed illi solacium est pro honesto dura tolerare et ad causam a patientia respicit, unc voluptatibus marcidum et felicitate nimia laborante magis sic patitur vexat causa patiendi. Andiamo subito alla ricerca dei verbi. Vedo il verbo tolerare, che è un infinito di un verbo della prima, tolero, toleras, tolerare. Poi vedo respicit, che è un indicativo presente, terza persona singolare del verbo respicio, respicis, respexi, respectum, respicere, verbo della terza in io. Poi abbiamo patitur, che è verbo che ricorre più volte in questo testo, Senecano, e viene da patior, pateris, passus sum pati, ed è una terza persona singolare dell'indicativo presente deponente. Patior infatti è un verbo deponente ed è della terza coniugazione mista, della terza coniugazione in ior, si dice. E patiendi viene sempre da patior, però è in un altro modo, in un altro tempo, quindi fra pati e pazienti si realizza un poliptotto verbale, perché è lo stesso verbo però in modi e tempi diversi. Infatti pazienti è il genitivo del genitivo attivo, quindi il verbo è deponente ma conserva delle forme attive, quindi possiamo chiamarlo anche attivo, e da patior per l'appunto. Allora, per quanto riguarda la costruzione, io vedo soltanto un pronome relativo qui, che avrà come suo verbo patitur. Patiendi è il genitivo del gerundio che va con causa, quindi da qui fino a patiendi abbiamo praticamente la frase relativa. Prima avevo dimenticato il verbo essere, talmente ovvio che non l'avevo neanche segnato. E quindi qui vedo est è il verbo finito, e concordato con questo verbo finito dalla congiunzione coordinante copulativa e anche respicit, e pertanto qui abbiamo due principali coordinate tra di loro, quindi una principale, est pro honesto dura tolerare, e una coordinata alla principale, ad causam patientia respicit, eccetera, eccetera. Allora,
passiamo alla traduzione. Quindi, ma illi solacium est, letteralmente sarebbe sollievo per quello, quindi diciamo in italiano forse più bello è di sollievo per quello, quello è a regolo, quindi è motivo di sollievo, è di sollievo per quello. Tollerare, quindi sopportare, dura, sopportare le cose dure, ma è terribile le cose dure, quindi diremo dei tormenti. Pro onesto, qui abbiamo un aggettivo sostantivato, quindi vuol dire per l'onestà. Et e respicit, respicio indica proprio l'azione dello sguardo che si distoglie da una parte e si volge verso un'altra. Quindi diciamo ha pazienza, quindi dalla sofferenza, respicit distoglie lo sguardo verso la causa della sofferenza. Quindi allora, pazienza, che è un singolare, in italiano forse sta meglio dire al plurale, dalle sue sofferenze. Respicit distoglie lo sguardo ad causam, verso la causa di esse, cioè delle sue sofferenze. E questo, unche naturalmente è mecenate, ecco, questo è il complemento oggetto. È il complemento oggetto di vexat, che prima non avevo messo, avevo dimenticato. Vexat è l'indicativo presente, terza persona singolare, di vexo, vexas, vexare. È un verbo della prima coniugazione. Quindi, allora, per quello, cioè per regolo, è di sollievo il sopportare tormenti per l'onestà e distoglie appunto lo sguardo dalle sue sofferenze verso la causa delle sue sofferenze. Questo naturalmente fra illi e unc possiamo anche sottintendere un invece. Io quasi quasi lo scriverei, non è presente, non c'è un sed, ma sappiamo che quando una congiunzione avversativa non è presente, si viene a costituire un asindeto avversativo. Quindi invece questo, ecco invece questo, che è il complemento oggetto di vexat, quindi tormenta, il soggetto di vexat è causa patiendi, quindi la causa del suo soffrire, la ragione del suo soffrire. Quindi causa patiendi è il soggetto, vexat è il verbo e unc è il complemento oggetto. Quindi sarebbe questo, cioè mecenate, lo tormenta la causa del suo soffrire. In italiano il lo è un lo assolutamente pleonastico, in un corretto italiano non dovrebbe neanche essere messo, ma così almeno capiamo bene che è il complemento oggetto, unc. Quindi questo, ancora per farlo ancora più bello, si potrebbe anche volgere al passivo. Questo è tormentato dalla causa del suo soffrire, così non diamo adito all'ambiguità tra soggetto e complemento oggetto. Comunque, alla lettera sarebbe questo, complemento oggetto, tormenta, verbo, causa patiendi, è il soggetto alla causa del soffrire. Poi abbiamo due aggettivi concordati con questo, quindi questo concordato con lui, quindi con mecenate, è marci, dum voluptatibus, che vuol dire smidollato dai piaceri, et laborantem, laborantem vuol dire sofferente, per una nimia felicitate, per una eccessiva fortuna, magis più che is è il secondo termine di paragone, il primo era nimia felicitate, il secondo è is, più letteralmente vuol dire per le cose che soffre, quindi per i mali che soffre. Quindi quest'uomo si trova nella singolare situazione per cui è più oppresso dall'eccessiva fortuna che dai mali che effettivamente soffre. Paragrafo 11. Non usque eo in possessionem generis humani vitia venerunt, ut dubium sit an, elezione fati data, plures nasci reguli quam mecenates velint. C'è il punto e virgola, mi posso anche fermare qui e diciamo dividere il paragrafo in due periodi. Allora, subito alla ricerca di verbi, vedo venerunt, che è un
indicativo perfetto, terza persona plurale da venio, venio, venis, venire, verbo della quarta. Sit è un congiuntivo presente del verbo essere, terza persona singolare. Data è un participio del perfetto del verbo dodasse, dedidato, undare. Nasci è l'infinito presente del verbo deponente nascor, nasceris, natus, sum, nasci. E velint è il congiuntivo presente del verbo volo, vis, volui, velle. Per quanto riguarda l'analisi del periodo, vedo un ut e immediatamente lo segnalo, tenendo presente che ut sicuramente reggerà sit. Poi vedo anche un an e con lo sguardo strabico del traduttore noto che prima di an c'è dubium, quindi andiamo subito con la mente alla regola dei verba dubitandi e sappiamo che si costruiscono anche con an più il congiuntivo. Dov'è questo congiuntivo? È qui, qua giù, velint. In mezzo però tra an e velint abbiamo un'elezione fatidata che è sicuramente un ablativo assoluto, non ci sono dubbi. Dopo metto una virgola, non un punto. E nasci è un infinito che sicuramente dipende dal verbo servire velint, quindi in pratica da ut fino a velint è tutto campo di subordinate, non ci rimane altro che pensare che non usque eo in possessionem generis humani vitia venerunt sia la principale. Passa alla traduzione. Il soggetto di venerunt è vitia, i vizi. Letteralmente sarebbe non venerunt, quindi non vennero in possessionem generis humani, in possesso del genere umano, quindi alla lettera è proprio così, i vizi non vennero in possesso del genere umano, naturalmente un po' più agile sarà i vizi non si sono impossessati del genere umano. Poi abbiamo usque eo, che è direttamente collegato a ut, quindi fino al punto che usque eo anticipa la consecutiva ut, ut sit dubium è una consecutiva, quindi fino al punto che dubium sit ci sia dubbio, quindi si possa dubitare, quindi fino al punto di far dubitare, an, dubitare che, an, ecco, si traduce in questo caso con che, poi abbiamo una pausa data dall'ablativo assoluto, data elezione fati, letteralmente vuol dire data la scelta del data elezione la scelta del destino fati. Allora, invece che data la scelta del destino, che in italiano non è molto efficace, tradurremo concessa la possibilità di scegliere il proprio de destino, però la lettera sarebbe data la scelta del destino, quindi concessa la possibilità di scegliere il proprio destino. Plures, quindi i più, eccola qua la traduzione, i più velint vorrebbero, vorrebbero nascere, nasci, reguli, regoli, quam mecenates, piuttosto che mecenati. Allora, siccome abbiamo volo quam, volo e poi quam, e poi anche abbiamo un comparativo, quindi plures sono i più, più persone, insomma, più persone, velint vorrebbero nascere regoli piuttosto che mecenati, possiamo anche dire direttamente preferirebbero, perché volere piuttosto è poi un preferire. Infatti, invece di usare il verbo malo, ha preferito usare il verbo volo, però il senso è sempre quello di preferire. Quindi i più preferirebbero nascere regoli, piuttosto che mecenati. Vorrei essere ancora più precisa e non tradurre propriamente con i più, ma tradurre con più persone. Perché? Perché se io dico i più faccio un superlativo relativo e quindi non è propriamente un plures, un comparativo. Se io invece traduco più persone faccio veramente un comparativo di maggioranza che qui è più efficace. Quindi più persone preferirebbero nascere regoli piuttosto che mecenati. Bene, aut si quis fuerit, qui audeat, dicere mecenatem sequam regulum nasci maluisse, idem iste tacet licet, nascis terentia maluit. Allora, i verbi fuerit, abbiamo una duplice scelta, un indicativo futuro anteriore terza persona singolare oppure un congiuntivo perfetto terza persona singolare. Audeat
il congiuntivo presente del verbo audio, audes, è un verbo irregolare, andiamocela a ripassare perché appartiene alla categoria dei verbi semideponenti ed è sempre importantissimo saperlo. Eccolo qua, audio, audes, aususum, audere. Cosa vuol dire semideponenti? Che infatti vediamo che qua è scritto semidep, quindi semideponente vuol dire osare, ardire. E vuol dire che nel presente derivati usa le forme dell'attivo, nel perfetto e derivati aususum usa le forme del passivo del deponente. Bene, torniamo al nostro testo, eccolo qui. E altri verbi sono dicere, infinito presente del verbo dico, dicis, dicere della terza, nasci, l'abbiamo già visto anche prima, è l'infinito presente del verbo deponente nascon nasceris, ma luisse è l'infinito del perfetto del verbo malo, malo malis, malui mal, composto da magis volo, quindi è un servile, è uno dei tre servili volo, nolo, malo. Taceat è il congiuntivo presente del verbo tace o taces, tacere, della seconda coniugazione. Di licet abbiamo già parlato prima, è un verbo, ma essendo vicino al congiuntivo ci viene più facile pensare che sia quella forma del verbo che si è fossilizzata nella congiunzione concessiva. Ancora un nasci, quindi una ripetizione dello stesso verbo, e ancora un maluit, cioè sempre dal verbo malo, come sopra maluisse, però maluit è un indicativo del perfetto, terza persona singolare. Bene, facciamo l'analisi del periodo di questo pezzo, di questa parte. Allora abbiamo si, che è una ipotetica, poi abbiamo un qui, che è una relativa, quindi si sta con fuerit, qui sta con audeat, che poi regge dicere, che segniamo in azzurrino perché è un infinito dipendente questa volta da un verbo servile, perché audio è un verbo servile. Poi abbiamo nasci, che è un altro infinito, e anche questo dipende da un verbo servile, questa volta però è maluisse. E poi abbiamo, dunque anche maluisse comunque è un infinito e lo segniamo. Poi licet l'abbiamo già segnato, è una congiunzione concessiva. Nasci è ancora una volta un infinito. E poi abbiamo maluit, che a questo punto è l'unico verbo di modo finito che possa sostenere la principale. E andiamo a segnarlo. La traduzione. O se, quis qualcuno, fuerit. Abbiamo lasciato prima la possibilità di scelta fra il futuro anteriore e il congiuntivo perfetto. Dobbiamo però ricordarci che il futuro anteriore in latino è sempre un tempo con un uso relativo. Cosa vuol dire questo? Che viene utilizzato se è messo in relazione con un futuro semplice. Qui non ci sono futuri semplici, quindi sicuramente fuerit è un congiuntivo del perfetto che serve a tradurre la protasi del periodo ipotetico di secondo tipo, quindi sì, più congiuntivo del perfetto. Però poi, traducendo in italiano, la traduzione col futuro è ancora meglio di quella con il congiuntivo imperfetto. Cioè, se io traducessi si fuerit col congiuntivo, dovrei scegliere quantomeno il congiuntivo imperfetto. Se ci fosse qualcuno, fuerit propriamente è un congiuntivo perfetto, ma mai più potrei dire se ci sia stato qualcuno. Dovrei dire se ci fosse qualcuno, però in realtà nella traduzione in italiano sta molto meglio dire se ci sarà qualcuno. Quindi questo futuro nasce da tutto questo discorso, da tutto questo percorso traduttivo che ho appena indicato, quindi non vuole essere la traduzione di un futuro, ma è l'approdo. Nell'ottica di un italiano migliore, l'approdo partendo da un congiuntivo perfetto che sostiene questa protasi di secondo tipo. Quindi, se ci sarà qualcuno, qui audeat che osi dicere, dire, poi da dicere dipende una infinitiva che ha come verbo maluisse e come soggetto se. Quindi che osi dire che avrebbe preferito nasci, nascere, mecenatem, mecenate, quam, piuttosto che regolo, possiamo dire anche semplicemente che oppure piuttosto che, quindi che avrebbe preferito nascere mecenate piuttosto che regolo, idem iste,
Questa medesima persona è il soggetto poi di Maluit, quindi possiamo metterlo all'interno della principale. Questa medesima persona, poi c'è la pausa concessiva, licet taceat, per quanto taccia, nel senso di anche se non lo confessa, come ho messo qua fra parentesi, Maluit avrebbe preferito, preferiamo qua la soluzione del falso condizionale, letteralmente sarebbe preferì, ma qui preferì non sta assolutamente bene e andiamo a rivolgersi al falso condizionale che ci propone la soluzione migliore di avrebbe preferito nascere Terenzia e il se non lo traduciamo, ma sappiamo che in latino è d'obbligo mettere il soggetto dell'infinito all'interno di una infinitiva. Passiamo dunque al paragrafo 12. Male tractatum Socratem iudicas, quod illam potionem publice mixtam, non aliter quam medicamentum immortalitatis obduxit, et de morte disputavit, usque ad ipsam, i verbi sono tractatum, che è un participio del perfetto, del verbo tracto, tractas, tractare, e poi abbiamo iudicas, che è un indicativo presente seconda persona singolare del verbo iudico, mixtam è un participio del perfetto dal verbo misceo, verbo della seconda, miscio, misces, miscere, obduxit è un indicativo del perfetto del verbo obduco, terza persona singolare attivo. È anche un indicativo perfetto terza persona singolare attivo, disputavit, che è un verbo della prima, disputo, disputas, disputare. Per quanto riguarda l'analisi del periodo, vedo che c'è un quod, e questo lo segnalo immediatamente. Quod ha bisogno di un verbo di modo finito e lo trovo in obduxit, ma lo trovo anche in disputavit perché in mezzo c'è la congiunzione coordinante copulativa. Poi ancora noto che tractatum si concorda con Socratem, ma dipende da iudicas. Iudicas è un verbo che regge prevalentemente le infinitive, quindi non ci mettiamo molto a pensare che sia sottointeso un esse, cosa che Seneca fa costantemente, e che quindi tractatum esse sia di fatto un infinito perfetto passivo del verbo tracto. Posso pensare dunque che iudicas sia il verbo della principale. Passo alla traduzione. Iudicas pensi, se come abbiamo detto tractatum esse è il verbo dell'infinitiva, metto subito penso, pensi che. Socrate è il soggetto dell'infinitiva, Socrate male tractatum esse sia stato trattato male e qua indica il motivo per cui è stato trattato male, perché. Obduxit, abbiamo tradotto con trangugio, abbiamo quindi optato per una forma particolarmente significativa. Andiamo comunque a vedere, obduco, è una forma trangugiare, è un vocabolo molto forte che si riferisce al bere. Obduco manca, ecco, obduco. Condurre avanti, sopra, coprire, chiudere, contrarre, spingere avanti. Ecco, al numero 4 abbiamo trarre a sé, cioè inghiottire, bere, obducere, venere, venenum, bere il veleno. Potionem obducere, che è proprio il nostro Seneca, bere una pozione. Quindi abbiamo specificato perché da obducere possiamo passare al significato di trangugiare. Quindi perché trangugiò? Quella pozione, quindi quella bevanda mixtam publice, per capire bene il significato di mixtam publice bisogna andare a vedere il verbo miscio, eccolo qua, quindi verbo della seconda, miscio, misces, miscui, mixtum, miscere, e fra i vari significati c'è anche quello di versare, quindi di mescere, di versare,
mescere a un vino mielato, oppure miscere pocula vuol dire essere coppiere, quindi c'è non solo mescolare ma anche appunto versare. E qui in questo caso penso che stia bene, quindi sarebbe quella bevanda versata pubblicamente. La traduzione un po' più bella sarà somministratagli dallo Stato, però propriamente è versatagli pubblicamente. Non ha l'iter quam, quindi letteralmente vuol dire non diversamente da, quindi possiamo anche optare per come fosse un medicamentum immortalitatis, un farmaco di immortalità, quindi non aliter quam, propriamente vuol dire non diversamente da. Ecco, lo metto fra parentesi così siamo fuori da ogni dubbio, non diversamente da, non diversamente da, minuscola, eccolo qui, e parentesi. Bene, quindi non diversamente da, ho scritto male, non diversamente da, come fosse un farmaco di immortalità, et disputavite e disputò de morte, complemento d'argomento, sulla morte, usque ad ipsam fino alla, sottinteso mortem, ad ipsam mortem, quindi fino alla morte stessa. Leggo l'ultimo periodo del paragrafo 12. Male cum illo actum est, quod gelatus est sanguis, ac paulatim frigore inducto venarum vigor constitit. Allora, i verbi sono actum est, che è un indicativo perfetto passivo, terza persona singolare al neutro, quindi impersonale, del verbo ago. Poi abbiamo est, gelatus est, anzi meglio. Ed è un indicativo perfetto passivo, terza persona singolare del verbo gelo, gelo, gelas, gelare. Inducto è l'ablativo, del participio perfetto del verbo induco, e notiamo che c'è frigore inducto, quindi la locuzione ci fa subito pensare a un ablativo assoluto, e constitit, che è un indicativo del perfetto, terza persona singolare, del verbo, questo occorre assolutamente andarlo a vedere perché è importantissimo, del verbo consisto. Ecco, il cui significato, il cui paradigma sarà consisto, consistis, constiti, per l'appunto la nostra forma, e consistere è l'infinito. E vuol dire stare fermo, fermarsi, prendere posizione, resistere, stabilirsi. Quindi fermarsi, ecco il significato primario è quello di fermarsi. Allora, per quanto riguarda l'analisi del periodo, noto un quod che metteremo in relazione con il quod all'inizio del paragrafo. Poi abbiamo già individuato un ablativo assoluto e poi abbiamo un constitit che è in correlazione con gelatus est, che è il verbo di quod, e a fare da coordinazione è questa congiunzione coordinante copulativa ac. Quindi rimane che malo cum illo actum est sia la principale. Allora, l'espressione è idiomatica, actum est cum illo vuol dire fare torto a quello, quindi gli è stato fatto un torto, male l'avverbio dà il senso del torto, quindi propriamente agere cum alico vuol dire trattare qualcuno, quindi al passivo e impersonale vuol dire è stato trattato, qualcuno è stato trattato, quindi è stato trattato male. Gli è stato fatto un torto, è stato trattato male, quod perché il sanguis, il soggetto, il sangue, gelatus est, si gelò, ac paulatim frigore e frigore inducto, anche paulatim mettiamo dentro l'ablativo assoluto, letteralmente sarebbe diffusosi il freddo a poco, il vigor venarum, quindi letteralmente vuol dire il vigore delle vene. Quindi la vita nelle vene è una traduzione un po' più bella, però propriamente vuol dire così, e constitit, abbiamo prima analizzato il verbo, vuol dire si fermò. Quindi gli è stato fatto un torto perché il sangue si gelò e diffusosi a poco il freddo, e, virgola, diffusosi a poco il freddo, si fermò la vita nelle vene. Paragrafo 13. Quanto magis uic invidendum est, quam illis quibus gemma ministratur, quibus ex soletus omnia pati doctus,
Exsecte virilitatis aut dubie suspensam auronivem diluit. E con questo finisce la prima parte. Allora, vediamo i verbi. Invidendum est, parliamone subito, è sicuramente una perifrastica passiva e notiamo che è nella sua forma impersonale, infatti invidendum il gerundivo è al neutro. Il secondo verbo è ministratur, che è un indicativo presente terza persona singolare passivo del verbo ministro, ministras, ministrare. Poi abbiamo exoletus, che andiamo subito a vedere sul vocabolario. Eccolo qua, exoletus è propriamente un participio del perfetto del verbo exolesco, ma funge sia da sostantivo che da aggettivo e ha il significato di adulto, oppure anche il significato negativo, che è il nostro caso, di pervertito, invertito o amasio. Ecco, abbiamo tradotto ganzo, ma si potrebbe tradurre anche amasio, ed è un participio che si è cristallizzato in un sostantivo. Abbiamo poi pati, che è l'infinito presente del verbo deponente patior, più volte visto. Doctus è il participio perfetto del verbo doce o doces, docere, e verbo della seconda. Ex secte, anche questo è un participio del perfetto che andiamo subito a vedere. Ex sectus, se chiedo exsectus, mi rimanda a exequo, perché infatti è il participio del perfetto di exequo, anzi la lettura giusta è exequo, perché la E è breve, quindi diciamolo bene, exequo, che vuol dire tagliare via, amputare, ovviamente con riferimento alle membra o alla lingua, oppure addirittura abbiamo anche il significato del participio perfetto sostantivato, di solito al maschile plurale, gli exsecti exsectorum sono gli eunuchi, quindi coloro che sono stati privati della loro virilità. Il vocabolario ci dice che viene usato al plurale prevalentemente, ma evidentemente viene usato anche come aggettivo, sempre con lo stesso valore. La virilitatis exsecte è una virilità amputata. Poi abbiamo il verbo suspensam, che è il participio del perfetto accusativo femminile singolare da suspendo. Infine, diluit, che è un indicativo presente, terza persona singolare attivo, di diluo, diluis, diluere, che è un verbo della terza. Per quanto riguarda l'analisi del periodo, allora io riconosco un pronome relativo, quibus, e lo segno subito il suo verbo, chiaramente ministratur, un altro pronome relativo esattamente identico, quindi è una duplicatio del pronome relativo. Poi abbiamo, dunque, ai fini dell'analisi del periodo possiamo riconoscere pati, che è un infinito, laddove c'è un infinito c'è un'infinitiva che l'infinito per l'appunto sostiene, e poi abbiamo già riconosciuto dei participi perfetti con le loro diverse funzioni. Quindi è chiaro che il verbo della principale non può essere altro che invidendum est, quindi la principale è quantum agis huic invidendum est, quam illis, e poi cominciano le relative. Allora, quanto più, ricordiamo che gli avverbi che modificano dei comparativi hanno la forma ablativale in latino, quindi quanto magis, quindi noi tradurremo quanto più. Invidendum est è una perifrastica passiva nella sua forma impersonale, quindi anche noi tradurremo con l'impersonale bisogna invidiare. Ricordiamo inoltre che il verbo invidiare in italiano è transitivo, infatti abbiamo subito il complemento oggetto, mentre invidio latino è un verbo intransitivo, infatti è huic, rege huic, che è il dativo di ic e coq. Ma noi parliamo italiano e diremo quanto più bisogna invidiare questo complemento oggetto più che quelli, ecco, piuttosto che quelli, quam illis, secondo termine di paragone retto da magis, piuttosto che quelli, quibus
ai quali, ministratur alla lettera, viene servita una gemma. Dunque, naturalmente, qua la gemma non è da intendere proprio nel senso di gemma, perché non viene servita una gemma, ma viene servita una coppa tempestata di gemme. Quindi, qui si attua la figura retorica della metonimia. Quindi, non una gemma, ma una coppa tempestata di gemme. Quibus, sempre ai quali. Un exoletus, abbiamo già parlato di exoletus che vuol dire un amasio, questo amasio è doctus, quindi istruito, educato, educato a pati a subire omnia, tutte le cose, quindi a subire tutto, e questo amasio è di una virilitatis, quindi di virilità exsecte o amputata, quindi recisa, aut dubie o dubbia, quindi di recisa o dubbia virilità, perché appunto è un eunuco, diluit scioglie auro nell'oro la nivem suspensam, quindi la neve propriamente sarebbe la neve conservata. Andiamo a vedere qual è il valore che qui suspensam richiede. Quindi vado a suspendo. Eccolo qui. Suspendo ha come vari valori, vuol dire attaccare in alto, sospendere, appendere, addirittura anche impiccare, oppure sollevare, collocare in alto, oppure figurato nel senso di tenuta in sospeso, cioè tenere in sospeso, trattenere, contenere. Ecco, vediamo che è difficile trovare un valore giusto per questa situazione, ma lo possiamo capire da quello figurato, tenere sospeso, trattenere, contenere. Cioè, questa neve è come se fosse stata trattenuta dal suo scioglimento. La neve veniva utilizzata naturalmente per mantenere fresco bibite e vivande. Quindi, invece che trattenuta, che in italiano è brutta e non vuol dire niente, diremmo la neve conservata, anche se abbiamo visto che in realtà il verbo conservare non c'è tra i possibili significati, però a volte Seneca ci costringe a questi passi anche un po' arditi, cioè di arrivare col ragionamento al significato e poi di proporre quel significato. Quindi la neve conservata scioglie nell'oro la neve conservata. I quicquid biberunt vomitu remetientur. Tristes et bilem suam regustantes, at ille venenum letus et libens auriet. I verbi biberunt, indicativo perfetto, terza persona plurale del verbo bibo, bibis, bibere, della terza. Remetientur è un indicativo futuro, terza persona plurale, del verbo, andiamocelo subito a cercare così lo vediamo, del verbo deponente remetior. Remetior remetiris, remensus sum remetiri. E è un verbo deponente della quarta che vuol dire misurare di nuovo, ripercorrere di nuovo e quindi ripensare col pensiero, rendere in ugual misura e allora dal rendere in ugual misura passiamo con significato scherzoso a vinum omne vomitu remetiuntur, cioè restituiscono tutto il vino con il vomito, che su per giù è il significato di cui qui abbiamo bisogno. E prossimo verbo è regusto, regustante se è il participio del presente nominativo maschile plurale. Poi abbiamo auriet, che è l'indicativo futuro, terza persona singolare di aureo, auris, auris, aurire. È un verbo della quarta, è un verbo importante e ricorrente, quindi è meglio che andiamo a vederlo. Aureo, auris, ausi, austum, aurire, che vuol dire attingere, ingoiare, eccetera. Allora, vediamo il nostro passo. Per quanto riguarda l'analisi del periodo, riconosco un relativo indefinito, quicquid, quindi è chiaro che quicquid biberunt è una frase relativa. Al di fuori della frase relativa, i due verbi di modo finito sono remetientur e auriet, che sono fra l'altro due futuri. Quindi è chiaro che questi sono i verbi che costituiscono le principali, quindi la prima principale sarà
i remetientur, quindi il verbo della principale remetientur, posso anche segnarlo in rosso, e poi riconosciamo un at, che è una congiunzione coordinante avversativa, e il verbo della seconda principale sarà auriet. Poi naturalmente avranno tutti i loro soggetti, avverbi, complementi, ma i due verbi che costituiscono l'ossatura della principale sono questi. Quindi, questi, che sarà il soggetto di remetientur, quindi posso mettere anche qua il rosso. Allora, qui quid beberunt, letteralmente sarebbe tutto ciò che hanno bevuto, quindi quanto hanno bevuto va bene, quanto hanno bevuto, remetientur vomitu, quindi abbiamo visto che in tono scherzoso vuol dire rimettere col vomito, quindi rimetteranno in vomito tutto ciò che hanno bevuto. Tristes è predicativo del soggetto, tristi, e riassaporanti la loro bile. Quindi alla lettera sarebbe riassaporando, ecco, alla lettera sarebbe riassaporanti, ma in italiano è bruttissimo, allora diremmo tristi, tetri e riassaporando la loro bile. È un quadro piuttosto orrido e disgustoso, ma è così. At si traduce con ma quello, sempre riferito a Socrate, auriet, quindi ingoierà, tracannerà, letus et libens, lieto e volentieri, venenum, il veleno. Passiamo ora all'ultimo paragrafo di questo lungo capitolo terzo e leggiamo: Quatat catonem pertinet, satis dictum est, summaque illi felicitatem contigisse consensus hominum fatebitur, quem sibi rerum natura delegit, cumquo metuenda conlideret. Fermiamoci e vediamo i verbi, quindi il primo è pertinet, che è un indicativo presente, terza persona singolare di pertinio pertines, è un verbo della seconda coniugazione, fa pertinere all'infinito, ed è un composto di teneo che, entrando in composizione col preverbio per, subisce apofonia. Abbiamo poi dictum est, che è un indicativo perfetto passivo, terza persona singolare, notiamo la desinenza neutra, quindi è un impersonale. Poi abbiamo contigisse, che è l'infinito perfetto, infinito perfetto attivo del verbo contingo, eccolo qua, contingo contingis è un composto di tango che quando entra in composizione subisce apofonia, quindi la A di tango diventa I, contingo contingis, contigi contactum contingere, questo è il verbo. E poi abbiamo fatebitur, fatebitur è un verbo deponente ed è l'indicativo futuro del verbo fateor, verbo della seconda deponente, andiamolo a vedere, fateor fateris, fassus sum fateri che vuol dire confessare, riconoscere, ammettere. Poi abbiamo delegit, delegit è un indicativo perfetto del verbo deligo. Andiamo a vedere anche questo verbo perché ci riserva delle sorprese. In realtà i verbi sono due. Uno è deligo, deligas, deligavi, deligatum, deligare, che è un verbo della prima. Poi abbiamo invece deligo, deligis, delegi, delectum, deligere. Quindi, siccome qui abbiamo delegit, chiaramente il delegit è il perfetto di deligo, deligis, delegi, delectum, deligere, il verbo della terza che vuol dire scegliere, leggere, designare. Quindi stiamo sempre molto attenti alle omografie, alle omofonie. Abbiamo poi metuenda. Metuenda è un gerundivo. Per quanto riguarda il caso, il genere e il numero, potrebbe essere un nominativo singolare femminile oppure potrebbero essere i casi diretti del neutro plurale. Poi abbiamo collideret, che è un congiuntivo imperfetto terza persona singolare del verbo collido, collido, collidis, collisi, cum lisum, collidere, che vuol dire battere insieme, far urtare, far collidere. Ed è in questo caso è transitivo, mettere in urto, in discordia, a volte al passivo vuol dire urtarsi, scontrarsi, collidere per l'appunto. Allora, torniamo al nostro testo. Per quanto riguarda l'analisi del periodo, riconosco un quod iniziale, poi riconosco un infinito,
che naturalmente mi strutturerà un'infinitiva, abbiamo un pronome relativo quem e abbiamo un altro pronome relativo quod. Quindi, quem sibi rerum natura delegit è una relativa, cum quom etuenda conlideret è un'altra relativa, contigisse è un'infinitiva, e poi qui abbiamo quodat catonem pertinet è una subordinata ed è una locuzione idiomatica che già traduciamo così per quel che riguarda Catone, per quel che riguarda, sì, per quel che ci possiamo riferirci a Catone, comunque è una subordinata. Ecco che allora satis dictum est è la principale. Notiamo poi che c'è un que enclitico, che è una congiunzione coordinante copulativa, per cui sappiamo automaticamente che fatebitur è, allora se que è un que enclitico, vuol dire che collega due cose dello stesso tipo, due verbi dello stesso tipo, dictum est è collegato a fatebitur, sono quindi due principali coordinate tra di loro, quindi satis dictum est è la principale, e dopo il que enclitico fatebitur sarà la coordinata alla principale. Benissimo. Andiamo a tradurre quodat Catonem pertinet, per quel che riguarda Catone, satis dictum est. È stato detto abbastanza, il già non c'è, ma sta bene in italiano, è stato detto abbastanza, è già stato detto abbastanza. Poi il que enclitico diventa un et prima di summam e allora consensus hominum letteralmente vuol dire il consenso degli uomini, quindi la traduzione il mondo intero spiega bene questo consenso degli uomini, quindi l'accordo degli uomini, il consenso degli uomini, tutti quanti gli uomini, l'universo mondo degli uomini in pratica, quindi il mondo intero fatebitur, ammetterà, converrà. Poi vediamo che c'è l'azzurro di un'infinitiva, quindi diciamo subito converrà che contigisse è toccata illi a lui, che è toccata a lui, ma lo mettiamo dopo a lui perché si appoggia sul quem che è il pronome relativo, quindi mettiamo prima che cosa è toccata, quindi mettiamo prima il soggetto nell'infinitiva, summam felicitatem, la più grande fortuna è toccata illi quem a colui che, a quello che, oppure anche semplicemente a chi, possiamo dire come suggerisce il traina, ma letteralmente vorrebbe dire a quello che, ecco qua, a quello che, chiudiamo le virgolette, chiudiamo la parentesi, a quello che la natura rerum è il soggetto, non traduciamo rerum, traduciamo direttamente natura, delegit sibi, quindi si è scelta, a quella che la natura si è scelta, allora cum quam etuenda conlideret vuol dire contro cui la natura, sottinteso, facesse urtare con lideret metuenda le cose da temere, quindi i colpi da temere. È pesante questa costruzione, sarebbe letterale, cum quo è una relativa, anzi precisamente è una falsa relativa con valore finale, quindi sarebbe con cui la natura, sottinteso, facesse urtare i colpi da temere. In una traduzione un po' più sciolta, un po' più libera, la natura si è scelta come bersaglio dei suoi colpi più tremendi. Traduzione bellissima che naturalmente si distacca dalla lettera. Questa è la traduzione che è una traduzione molto bella, che naturalmente non è letterale. Noi prima di tutto dobbiamo partire dalla lettera per arrivare poi a elaborare delle traduzioni belle che poi tutti gli autori e gli studiosi eccelsi ci suggeriscono, ma noi dobbiamo rimanere alla lettera, essere più pedestri per capire. Prima di tutto dobbiamo capire, poi facciamo sempre in tempo ad elaborare delle meravigliose traduzioni. Inimicitiae potentium grave sunt, opponatur simul Pompeio Cesari crasso. Allora, il verbo iniziale di questo periodo è sunt, indicativo presente terza persona plurale, il verbo essere, opponatur, è un congiuntivo presente passivo del verbo, è un composto di pono, del verbo oppono, opponis, opposi, oppositum, opponere, composto di pono.
Poi abbiamo basta, questo periodo finisce qui e queste sono due principali, non c'è nulla da dire, sono divise tra di loro dai due punti. Passo subito quindi alla traduzione. Le inimicizie potentium dei potenti, grave sunt, sono gravose. Due punti. Sia opposto simul contemporaneamente, Pompeio a Pompeo, Cesari a Cesare. Crasso a Crasso. Vado avanti. Grave est ad deterioribus honore ante iri, due punti, Vatinio post feratur. La costruzione del periodo è esattamente come quello precedente. Quindi, grave est, primo verbo, est, indicativo presente del verbo essere, ante iri è un infinito presente passivo del verbo ante eo, è un composto di eo. Andiamolo a vedere. Ante eo. Ecco. Digitiamo le due parti di cui è costituito, ante eo, e vediamo che il vocabolario ci rimanda la scrittura ante eo, anteo. Naturalmente, essendo la e breve, la lettura giusta sarebbe anteo. Anteo, anteis, antei, anteitum, anteire. E ante iri è l'infinito presente passivo, quindi ante, composto di ante più eo, e non c'è contrazione. E post feratur è un congiuntivo presente passivo del verbo post fero. Fero festu, lilatum ferre, è il verbo anomalo che si congiunge a post. Anche qua abbiamo due principali coordinate tra di loro, però riconosciamo qua anche un anteiri che è un infinito e che dipende da grave est. Infatti la traduzione sarà grave est è gravoso, anteiri essere sorpassato, onore, propriamente vuol dire nell'onore, è un ablativo di limitazione, ma meglio diremo nelle cariche. A deterioribus, complemento di agente, cioè da persone inferiori. La traduzione da un inferiore alleggerisce un po', però letteralmente sarebbe da persone inferiori. Due punti, che qua abbiamo dimenticato, lo mettiamo subito. Sia posposto. Posferatur, sia posposto, anche questo è un congiuntivo esortativo, posferatur come era un congiuntivo esortativo opponatur, prima avevo dimenticato di dirlo, quindi sia posposto Vatinio a Vatinio. Ancora, graves est civilibus bellis interesse, due punti, toto terrarum orbe pro causa bonatam infeliciter quam pertinaciter militet. Stessa costruzione di prima. Grave est. Indicativo presente, terza persona singolare di sum, interesse è l'infinito presente di inter sum, inter sum. Dopo i due punti abbiamo militet, che è un congiuntivo presente, sempre con valore esortativo come i precedenti, dal verbo milito, militas, e militare è un verbo della prima coniugazione. Passo alla traduzione. Grave est è gravoso, interesse vuol dire partecipare, prendere parte, civilibus bellis a guerre civili, due punti, militet, combatta, toto orbe terrarum vuol dire per tutto quanto il mondo, pro causa bona, per una buona causa. Tam infeliciter quam pertinaciter, riconosciamo la correlazione tam quam e i due tam quam stabiliscono una correlazione di uguaglianza fra due avverbi, infeliciter e pertinaciter, che tradurremo tanto infeliciter con insuccesso quam pertinaciter quanto con ostinazione. In pratica vuol dire combatta in tutto il mondo per una buona causa e l'insuccesso eguagli l'ostinazione, vorrebbe dire poi questo. Grave est manus sibis sibiat ferre, facat. Ancora una struttura esattamente identica nei suoi segmenti a quelle precedenti. Infatti abbiamo di nuovo un est, grave est, ripetuto per la 1, 2, 3, la terza volta, sì, la terza volta, mentre l'aggettivo graves è
nelle sue varie forme è stato ripetuto più volte: graves al nominativo femminile plurale, grave neutro e grave neutro. Quindi è presente sicuramente un poliptotto. Questo è bene subito segnarcelo. Lo segniamo in rosso e mettiamo con la maiuscola poliptotto. Poliptotto, eccolo qua. Allora, quindi l'altro verbo è atferre, che è un infinito presente da atfero, ed è un infinito presente attivo composto di fero. Facet è il congiuntivo, dopo i due punti, il congiuntivo presente attivo, terza persona singolare, di faccio facis feci factum facere, quindi ancora una volta un congiuntivo esortativo dopo i due punti. Traduco. È gravoso sibi atferre manus, letteralmente vorrebbe dire portare le mani verso se stesso. Questo è un atferre ed è un infinito dipendente da gravest, e quindi parliamo di infinitiva. E manus sibi atferre è un modo per dire suicidarsi, quindi è gravoso suicidarsi, due punti, facet, lo faccia. Quid per ecce consequar? Allora, consequar è, mi raccomando agli accenti, è l'indicativo futuro del verbo, andiamocelo a vedere, un composto di sequor, quindi consequor, consequor, e dobbiamo leggere consequor perché lei è breve e la U è tutt'uno con la Q, quindi non fa numero sillabico. Quindi le sillabe sono or è l'ultima, anzi cuor è l'ultima sillaba, se è la penultima. Se la penultima è breve, io devo far ricadere l'accento sulla terz'ultima, quindi consequor. Quindi sembrano due vocali, in realtà non lo sono. Questa è un'unica sillaba, cuor, perché la U semivocale fa suono con la Q, con la gutturale precedente. Allora, torno al mio testo. Quid per ecce consequar, quindi che questo è un indicativo futuro, consequor vuol dire ottengo, quindi che cosa otterrò per ecce? Propriamente sarebbe per mezzo di queste cose, è brutto però di dire per mezzo di queste cose, diciamo con questo, però in realtà è un mezzo espresso col perfio accusativo. Ut omnes sciant, non esse ec mala, quibus ego dignum catonem putavi. Allora, qui i verbi sono sciant, congiuntivo presente del verbo scio, scisse, scire, un verbo della quarta, esse è l'infinito del verbo sum, e poi abbiamo putavi, che è un indicativo perfetto, attivo, prima persona singolare, da puto, puta, sputare. Riconosciamo un ut, che è l'ut, ecco lo metto in giallo, l'ut con cui si risponde alla domanda precedente, quid per ecce consequar, che cosa otterrò con questo? Ecco, questo ut quindi risponde a quel consequar, otterrò che, quindi sappiamo già che è un ut di tipo completivo, perché otterrò che, e va con sciant. Poi non esse è un infinito, quindi lo metterò nel solito azzurrino infinitivo. E riconosciamo anche un quibus pronome relativo che ha come verbo putavi. Quindi non ci sono principali perché la principale è sottinteso consequar ut. Quindi consequar è sottinteso prima di ut, otterrò che, quindi parto direttamente da che omnes sciant, che tutti sappiano che, perché comincia qua una infinitiva, quindi che tutti sappiano che, non esse ec mala, non sono mali questi, quibus ego dignum catonem putavi, dei quali io ho ritenuto catone degno. Allora, catone è il complemento oggetto di putavi, dignum è il predicativo dell'oggetto. Poi dobbiamo ricordarci che in italiano diciamo degno di qualcosa, in latino dice dignus indignus più ablativo. Ecco perché io ho tradotto questo quibus con dei quali, mali dei quali io ho ritenuto, ho giudicato catone degno. La traduzione, se ne ho giudicato degno Catone, è sicuramente una traduzione molto bella. La relativa è stata trasformata in una ipotetica. Certamente è possibile fare questo. Esistono le relative improprie che si possono trasformare in vari tipi di proposizione subordinata. Per
Però di solito la relativa impropria ha il congiuntivo, non ha l'indicativo come in questo caso. Quindi sicuramente bello se ne ho giudicato degno Catone, però non è molto letterale, sarebbe non sono questi i mali dei quali io ho giudicato degno Catone. Così è esattamente la lettera, viene rispettata la lettera del testo. Con questo 14° paragrafetto si chiude il terzo capitolo. Grazie per l'attenzione.